Buongiorno ragazzi, siccome quest'anno non siamo riusciti a fare un po' di attività fisica né in classe né in palestra, vi propongo questa sfida di educazione fisica. Allora, vi metterò una serie di esercizi che potete tranquillamente fare a casa. Ho preso due grandi sportivi che ci faranno da tutor, quindi vi faranno vedere in pratica cosa dovrete fare. Poi, una volta che siete riusciti a mettere insieme tutti questi esercizi che avete fatto, mi mandate un piccolo video, magari riassumendo un po' tutto quello che avete fatto, così finalmente posso vedervi all'opera, ok? Buon lavoro e buon allenamento. Ah, ovviamente faremo un viaggio negli sport, quindi metteremo in pratica le caratteristiche dei vari sport che sicuramente molti di voi fanno, hanno fatto, e quindi vi voglio vedere all'opera a 360 gradi. Allora, esercizi di atletica. Ho qui l'atleta, signor Simone. Facci vedere 10 secondi di corsa sul posto. Quindi mi raccomando, postura della schiena corretta. Se avete spazio nella camera potete fare il giro della camera, quindi seguite il perimetro della stanza, contando fino a 10. Se ci riuscite potete fare anche fino a 30. Adesso 10 saltelli, gambe divaricate, braccia divaricate, esercizio di coordinazione, vai, facci vedere. Ok, quindi le gambe apro, chiudo, contemporaneamente le braccia. Complichiamo l'esercizio di coordinazione. Le gambe sempre apro, chiudo, le braccia però avanti e dietro. È difficile questo, non è facile, eh? Dovete concentrarvi sulle gambe che aprono e chiudono. Ok, più o meno. Okay. Adesso lo skip del velocista, 10 secondi skip veloce, via. Ok, adesso passiamo al ciclismo, quindi bicicletta con addominale contratto, ci sediamo su una sedia qualunque o su una poltroncina, vai e si pedala. Ho addominale contratto senza appoggiare la schiena. Se poi meglio, meglio la bici, vai con le gambe, ti stendi. Ok, simulate la pedalata. Adesso passiamo al pugilato, via, colpi di braccio, destro sinistro alternato, forte, fate finta di avere un avversario o un sacco davanti a voi. Alternate, date forza e alternate anche le gambe. Calci con le gambe, in alto, più alto possibile. Più in alto possibile. Più in alto, fate finta di prendere qualcosa di alto. Ok. Adesso facciamo 30 secondi di plank, vediamo chi ci riesce. Come si fa la plank? Vai! Gomiti appoggiati, iniziamo con i gomiti appoggiati. Ok. Il sedere parallelo al pavimento. Ok, cercate di vedere i piedi? I piedi si aggrappano con le dita e cercate di sostenere gli addominali più a lungo possibile, almeno 30 secondi dovete riuscirci, se poi riuscite ad arrivare a un minuto siete bravissimi. Poi potete farlo con le braccia distese, sempre sollevando il corpo nel modo più parallelo possibile al pavimento. Va bene? Non tirate il sedere troppo in alto, dovete forzare braccia e addominali, così lavora tutto il corpo. Adesso passiamo al nuoto, quindi fate finta, trasformate la vostra camera, uno spazio che avete a disposizione, in piscina. Dovete tuffarvi e andare in apnea. Come si trattiene il fiato in apnea? Trattenendo il fiato dovete fare tutta la vasca, come? Strisciando a terra, via, respira, apnea, fate tutta la vasca sotto, quando salite su si respira ancora, via, un'altra vasca. Apnea, vai, 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 arrivi su e respiri. Ok, adesso si nuota, stile libero, via, si battono veloci i piedi,
solleva i piedi, stile libero, giù la testa, vai con le braccia, respira, ogni tanto respira. Adesso passiamo al canottaggio, quindi mettetevi su una canoa, prendete un bastone dello straccio, della scopa, fate finta che siano i remi e remate. Qua all'improvviso troverete delle rapide improvvise che vi faranno sballottolare di qua e di là. Forza, potenza, veloce, accelera. Ok, e fate anche questo bellissimo esercizio. Ora facciamo esercizi da calciatore. Quindi siamo al calcio, un nuovo sport. Allora, prendiamo una pallina se ce l'avete, non gigantesca, se no rompete casa, oppure un rotolo di carta igienica. Iniziamo con un esercizio per lanciare la palla in alto battendo le mani e riprendendola. Quindi questo è uno schema motorio, quello del lanciare e riafferrare, che dovreste saper fare benissimo alla vostra età. Ok, adesso aumentiamo la difficoltà, la palla va in alto e si tocca a terra con le mani, con una mano, due mi pare troppo difficile, vai, riprovare. Ok, e poi palleggi, quindi prendete qualunque cosa che sia palleggiabile e mi fate sapere quanti palleggi riuscite a fare. Adesso passiamo alla scherma. La scherma in che consiste? Dobbiamo prendere delle mollette, una la aggrappiamo alla maglia e l'altra dobbiamo attaccarla alla maglia dell'avversario. Quindi via, mi raccomando, mosse da scherma, saltellando sulle gambe, non vi fate male, non vi dovete ciecare a vicenda, ma divertirvi. Quindi trovate a casa un compagno di giochi che lo possa fare con voi e vince chi riesce ad attaccare ovviamente tutte le mollette a disposizione sulla maglia. Alla fine di tutti questi esercizi fate un po' di stretching, quindi allungate le gambe e le braccia sui piedi. Mi raccomando, le gambe distese vi devono tirare e se vi fanno male vuol dire che avete lavorato bene. Poi allargate le gambe e toccate con il palmo delle mani a terra e allungate bene. Poi da terra afferrate i piedi e tirate giù il collo, tirate tutta la schiena giù. Chi ci riesce fa toccare la pancia sulle gambe.